Buongiorno a tutti, io sono Massimo Rusconi, segretario di CIDA Piemonte. Anche seguendo quello che ha detto Fiocchi prima, no? La sensazione mia, ma non solo mia, è quella che abbiamo un'Unione Europea incompiuta in un certo senso. Condividiamo alcune politiche, certamente quella monetaria che è stato un salto di qualità importante, però ci sono altre politiche, e cito così a memoria la difesa, la politica estera, la sanità e magari anche la previdenza, che restano incompiute, no? Evidentemente. Ci muoviamo un po' le varie nazioni in modo indipendente e in certi casi addirittura contrastante. Allora, secondo lei, secondo voi, quali sono gli ambiti prioritari, oltre a quelli che ho citato, o altri in cui ci si dovrebbe impegnare per cercare di arrivare al compimento parziale, magari, e graduale di questa Unione Europea, che io penso a tutti stia molto a cuore, perché abbiamo certamente chiaro che se in un mondo così, insomma, di 8 miliardi di persone, noi siamo in 500 milioni o poco più, se vogliamo, 500 milioni magari contiamo, in 60 milioni proprio non contiamo nulla. Grazie. Grazie dottor Rusconi, ringrazio anche il dottor Del Vecchio per l'invito e saluto tutti i presidenti regionali collegati. Certamente, come diceva il collega Fiocchi, possiamo dire che l'Unione Europea si è compiuta dal punto di vista economico con il libero scambio delle merci, delle persone, la moneta unica. Quel processo che ancora invece non si è compiuto ed è essenziale, a mio modo di vedere, per far sì che l'Europa possa svolgere il compito per cui è nata, è il processo di unificazione politica. Ad oggi, purtroppo, l'Europa, su quei temi in cui, a mio modo di vedere, ci vorrebbe più Europa, e sembra apparentemente che sia in contraddizione rispetto allo slogan delle europee del mio partito, che invece recita meno Europa più Italia, in realtà sono assolutamente allineate, cioè io vorrei più Europa solo ed esclusivamente in alcune materie. Su tutto il resto, invece, credo che debba operare la sovranità di ogni singolo Stato membro, visto che la sovranità non è un concetto o una mania che nasce nella mentalità dei partiti di destra, ma è un principio sacrosanto previsto proprio dai trattati istitutivi dell'Unione Europea. I trattati prevedono infatti il principio di sussidiarietà, che di fatto impone all'Europa di essere presente in tutte quelle materie dove l'intervento europeo consente di raggiungere l'obiettivo in maniera più efficace che se invece i singoli Stati membri andassero in ordine sparso. Su tutto il resto, invece, ogni decisione deve essere adottata dal centro decisionale più vicino al problema e più vicino al cittadino. Quindi anche per un fatto di democrazia devono essere valorizzati tutti i livelli intergovernativi che stanno al di sotto dell'Europa, anche perché sono democraticamente eletti dal basso. E giustamente si citavano alcune materie come la politica estera, come la politica migratoria, e aggiungerei anche la politica energetica, dove a mio modo di vedere ci vorrebbe sì più Europa, un'Europa unica che parlasse con una voce sola, che quindi riuscisse a fare massa critica di tutta l'Unione di quei paesi di cui è composta e che riuscisse quindi ad importi sullo scenario internazionale. Purtroppo ad oggi questo non è avvenuto. Penso al tema geopolitico, dove noi vediamo ogni giorno sorgere conflitti alle porte dell'Europa, senza che però l'Europa riesca ad avere quella caratura necessaria, quantomeno per promuovere un negoziato di pace. Si citava anche il tema dell'esercito comune europeo, che sulla carta è una buona idea perché certamente l'Unione fa la forza, ma se noi non abbiamo prima una strategia comune di politica estera condivisa, il tema vero sarà dove mandare questo esercito comune europeo e chi deciderà dove mandarlo. Quindi prima bisogna stabilire una politica estera condivisa e poi rafforziamo il braccio armato, ovviamente in funzione difensiva, e costruiamo a quel punto un esercito comune europeo. Ma trovo difficile che i singoli Stati membri cedano sovranità su un tema così strategico come la politica militare senza avere garanzia di come verrà sfruttata
questa potenza militare. Lo trovo anche un fatto di giustizia, quello di partire prima da una politica condivisa. L'esercito comune europeo è un punto di arrivo. Purtroppo invece in questi anni l'Europa su questi grandi temi, come la politica migratoria, non è pervenuta, non ha avuto il coraggio di volare alto, vittima degli egoismi da parte di quei paesi che proprio a parole si erigono a paladini dell'europeismo, ma poi sono i primi ad inseguire i loro interessi nazionali, mentre per contro si è ritrovata ad ingerire in tutte quelle materie, in quei settori dove invece dovrebbe esserci maggiore competenza da parte del singolo Stato membro. E quindi ci ritroviamo un'Europa che è percepita sempre più come un'Europa matrigna, perché ci viene a dire quando dobbiamo ristrutturare casa, che auto dobbiamo comprare e che cosa dobbiamo mettere nel piatto. Tutte competenze che devono essere lasciate alla libertà di ogni singolo Stato membro e la cui presenza dell'Europa appunto è vista come un'invasione di campo e soprattutto porta anche da un punto di vista economico ad un impoverimento importante delle tasche dei cittadini che si vedono di fatto andare in fumo i propri risparmi, perché tra 40.000 euro per ristrutturare casa e 40.000 euro per acquistare un'auto elettrica, che peraltro ci pone in netto svantaggio competitivo rispetto a paesi stranieri, credo che sia assolutamente un problema da affrontare proprio in termini di risparmi. Si diceva che il potere d'acquisto degli europei e in particolar modo degli italiani non è cresciuto, penso ad esempio al tema dei salari, che in Italia sono fermi da 40 anni, abbiamo i salari più bassi d'Europa, ma per contro il costo del lavoro più alto. E quindi io lancio un appello anche ai miei colleghi collegati delle altre forze politiche, dove secondo me il lavoro da fare come italiani in Europa dovrebbe essere quello di chiedere all'Europa maggiore flessibilità per concederci un debito buono, quindi abbattere il cuneo fiscale sul costo del lavoro è certamente in prima battuta un aumento del debito pubblico già alto, ma è sicuramente una leva che ci consentirebbe di rientrare di quell'investimento, perché mettendo più soldi in busta paga al singolo professionista, al singolo dipendente, si consente anche un'iniezione di liquidità maggiore all'interno del nostro paese e quindi stimolare la domanda interna. Noi abbiamo bisogno di abbattere il cuneo fiscale, ma per farlo dobbiamo essere tutti uniti e chiedere una maggiore politica di flessibilità in Europa, perché il parametro del rapporto del deficit PIL del 3% a queste condizioni non siamo in grado di rispettarlo, facendo presente all'Europa che negli ultimi 5 anni abbiamo vissuto una pandemia e 2 guerre e quindi lo scenario è cambiato, non si può pretendere di applicare le stesse condizioni prima a situazioni adesso completamente modificate. Bene, la ringrazio molto per la risposta che mi è sembrata esaustiva, visto che ha toccato veramente un po' tutti i campi. Grazie molte. Grazie a lei della possibilità e grazie a tutti del tempo che mi avete dedicato.